Allora, in questo video vi parleremo di quello che stiamo studiando in queste ultime settimane. Praticamente stiamo effettuando delle ricerche su un settore della matematica che prende il nome di calcolo delle variazioni. E stiamo sviluppando, o meglio, stiamo cercando di rielaborare alcune equazioni di alcuni settori di questo vasto campo della matematica per vedere se ci sono connessioni con alcuni settori della teoria delle stringhe e della cosmologia. Riguardo il calcolo delle variazioni, noi praticamente siamo partiti da quello che viene definito il problema di Plateau, che consiste nel dimostrare l'esistenza di una superficie minima corrispondente ad un determinato bordo. Il problema fu all'inizio proposto dal matematico Lagrange nel 1760, però prende il nome da Joseph Plateau, che fece esperimenti su di esso tramite bolle di sapone. Ecco perché la matematica che si occupa di questo, diciamo, la matematica che si occupa di tale problema è detta anche matematica delle bolle di sapone. Un problema molto importante nel calcolo delle variazioni e ha dato origine a quella che viene definita appunto la teoria geometrica della misura, formulata da Federer nel 60. Sono stati risolti diversi casi particolari del problema, ma solo negli anni 30 Douglas e Radot, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno trovato delle soluzioni generali. Il metodo usato è stato peraltro diverso. La soluzione di Radot era basata su precedenti lavori di Garnier ed è valida soltanto per curve chiuse, semplici e rettificabili. Ecco, già da questo possiamo notare una certa connessione con la teoria delle stringhe. Una curva chiusa può essere una stringa chiusa. Okay. Dicevo, curve chiuse semplici e rettificabili, mentre Douglas si avvalse di idee completamente nuove. Il suo risultato è valido per ogni curva chiusa semplice. Quindi ci sono curve chiuse semplici e rettificabili e curve chiuse semplici. Entrambi dovettero risolvere problemi di minimizzazione. Douglas minimizzò il cosiddetto integrale di Douglas, mentre Radot minimizzò l'energia. Nel 1936 Douglas, vabbè, ottenne anche la medaglia Fields, giustamente per i suoi studi effettuati. L'estensione del problema a dimensioni più alte, cioè a superfici k-dimensionali, a spazi n-dimensionali, e qui potrebbe esserci la connessione nell'ambito cosmologico. Quando parliamo di superfici k-dimensionali e spazi n-dimensionali, possiamo riferirci al multiverso o a un universo a infinite dimensioni. L'estensione, dicevo, di questo problema a superfici k-dimensionali e spazi n-dimensionali si è rivelata molto più difficile. Si è scoperto che mentre le soluzioni del problema originale sono sempre regolari, quelle del problema esteso possono avere delle singolarità. Nel caso in cui k è minore di o uguale ad n-2, in un'ipersuperficie con k uguale n-1, le singolarità compaiono solo con n maggiore o uguale a 8. Quindi noi stiamo utilizzando ultimamente n maggiore di 8, quindi n uguale 11. Comunque stiamo ottenendo dei risultati interessanti, di cui parleremo fra poco. Per la codimensione 1, Ennio De Giorgi ha elaborato una soluzione generale partendo dalla teoria degli insiemi con perimetro localmente finito, formulata dal suo maestro, il grande compianto matematico napoletano Renato Cacciocco, di cui De Giorgi era suo discepolo. Cacciocco nel 29. Okay. Per codimensioni più alte, Federer e Fleming hanno sviluppato la teoria delle correnti rettificabili. Ai nostri giorni continua lo studio di questo settore della matematica, di questo settore molto esteso della matematica, che appunto il calcolo delle variazioni, il problema di Plateau,
da studiosi anche riconosciuti a livello internazionale, quali sono il professor Fusco, il professor Maggi, il professor Figalli, medaglia Fields nel 2018, e altri che hanno contribuito e contribuiscono ancora allo sviluppo di quella che è questa estesa parte, questo esteso settore della matematica del calcolo delle variazioni. Il professor Fusco è conosciuto a livello internazionale, e anche Maggi, Figalli, sono matematici che hanno contribuito con la dimostrazione di moltissimi teoremi fornire ulteriori contributi per sviluppare questa estesa branca della matematica che viene applicata anche nell'ambito della fisica. Infatti anche loro parlano di bolle di sapone, parlano di lamelle, parlano di sfere, quindi una matematica che secondo noi, che studiamo e approfondiamo anche la teoria delle stringhe, potrebbe essere applicata anche alle brane e all'universo stesso, che è una diterebrana, e al multiverso forse inteso come un tutto. Se ammettiamo l'ipotesi dell'inflazione eterna, che appunto contempla un universo che si è formato da una singolarità iniziale, da un punto di dimensioni infinitesimali, più piccolo di un nucleo atomico, in cui la densità, l'energia e la temperatura erano infinite. E si è esteso e si è, tramite quel processo che è chiamato inflazione, si è espanso in maniera esponenziale. Quindi, in quel momento, però, insieme al nostro universo, secondo la teoria dell'inflazione eterna, si sono sviluppati universi paralleli. E guarda un po' la forma. Ricorda quella delle bolle, infatti si dice universo a bolle. Ecco la connessione che ci potrebbe essere con la matematica delle bolle di sapone, come viene detto appunto del problema di Platone, del calcolo delle variazioni e la cosmologia. Riguardo alle delle stringhe, invece, abbiamo visto che si parla di curve chiuse o anche di insiemi aperti, open set, e closed set. Insieme aperti e insieme chiusi, stringhe aperte e stringhe chiuse, cioè ci potrebbero essere delle connessioni tra questo settore della matematica e la teoria delle stringhe. Gli studi che siamo andati a approfondire sono i più recenti. Abbiamo anche visto gli studi di De Giorgi, di Cacioppoli, ma principalmente abbiamo analizzato molte equazioni di studi recenti che si sono compiuti in questo campo della matematica. Gli studi appunto dei professori Fusco, Maggi, Figalli, che andati, se approfonditi in maniera, diciamo, in un modo, mi sia concesso dirlo, completamente nuovo e dando alle equazioni determinate condizioni iniziali, che fra poco vi diremo, portano le stesse equazioni a delle soluzioni che possono essere utili anche per la teoria delle stringhe e per la cosmologia di stringa, perché la cosmologia che contempla l'inflazione eterna e l'universo a bolle, è una cosmologia in cui viene usata la teoria delle stringhe, o meglio, la teoria M, dove per M si intende teoria madre, che quindi contempla oggetti estesi, non solo le stringhe, ma anche le brane, che sono oggetti a più dimensioni. Una D3-brana, per esempio, il nostro universo. Ci sono anche D5 brane, D6 brane e così via. Questo
Quello che abbiamo notato è che, come venne detto anche, se anche su YouTube ci sta un filmato del professor Andrew Wiles, anche lui sì, anche lui ebbe la medaglia Fields per aver scoperto la dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat. Una dimostrazione che fa uso della teoria dei numeri. Attenzione però, diceva il professor Wiles che la teoria dei numeri è una teoria che abbraccia tanti campi della matematica. Perché? Proprio perché, per studiare per esempio l'ultimo teorema di Fermat, lui ha studiato addirittura parti, settori della matematica che sembravano lontanissimi da un semplice enunciato come quello di Fermat. È andato a studiare, ad esempio, la teoria delle curve. Il teorema di, adesso non mi viene il nome, ma è un teorema fondamentale per la dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat. Comunque, è un teorema importante Mi pare di Taniyama-Shimura, mi esatto, sembra. la congettura di Taniyama-Shimura. Grazie. E appunto, non fa parte della teoria dei numeri. Lui dice, appunto, in questo documentario ci fa presente come la teoria dei numeri abbraccia anche altri campi della matematica, se vuole contemplare anche altri settori, se si vogliono allargare gli orizzonti, e così stiamo facendo noi. Al contrario, però, noi nel calcolo delle variazioni mettiamo la teoria dei numeri, cioè utilizziamo il famoso schema. Che cos'è questo schema che noi utilizziamo? Noi utilizziamo principalmente un lavoro di Srinivas Ramanujan, matematico esperto nel settore della teoria dei numeri, che è Modular Equation and Approximation to Pigrago. Mi si perdoni la pronuncia in inglese, praticamente equazioni modulari e approssimazioni a Pigrago, che secondo il sottoscritto, e non solo, è uno dei capisaldi della matematica di Ramanujan. Cioè è un lavoro, a mio avviso, fondamentale, in cui c'è tutto, tutto quello che serve per pian piano sviluppare una teoria matematica che possa unificare le quattro interazioni fisiche fondamentali, cioè la gravità, l'elettromagnetismo, la forza debole e la forza forte, in un contesto appunto che è quello della teoria delle stringhe, la miglior candidata a teoria del tutto o della gravità quantistica, come viene detto. Le equazioni che noi stiamo andando ad analizzare della teoria del calcolo delle variazioni e di questi illustri matematici, secondo lo sviluppo che noi, secondo sviluppandolo, secondo le condizioni iniziali che noi diamo, portano a dei numeri che noi abbiamo definito numeri ricorrenti. Questi sono 4096, 1729 e 1,64493. Allora, 1729 è l'Hardy-Ramanujan number, un taxicab number, viene chiamato così in ricordo del taxi che prese Hardy, numero 1729, per andare a trovare il già malato Ramanujan. Perciò sono stati battezzati taxicab number. 4096 e 64 al quadrato, e lo troviamo insieme anche a 64 nel suddetto lavoro di Ramanujan, equazioni modulari approssimazione a pi greco. Anche pi greco è importante, perché z2 sarebbe 1,64493, che non è altro che un pezzo di quella che è la funzione zeta di Riemann, una parte della funzione zeta di Riemann, z2, è data da pi greco al quadrato fratto 6.
Quindi questi tre numeri e i loro intorni, mi si consenta questo termine, cioè noi otteniamo soluzioni non proprio uguali, cioè non otteniamo per esempio 4096, otteniamo 4095,89 o otteniamo 1,643,81 o otteniamo 1728,97 o otteniamo 1,617,9 invece di 1,618,033,98 riguardo la sezione aurea, altro numero importante. Perché questo? Perché questi numeri, a quanto sembra, a quanto ci hanno portato i nostri studi, sono delle frequenze e come tali non hanno una... non sono fissi. Cioè, i numeri fissi sono quelli che abbiamo detto prima. I numeri che si avvicinano a essi sono le frequenze. Frequenze che sono connesse proprio ai modi di vibrazione delle stringhe, perché le stringhe, nel momento in cui vibrano, emettono frequenze. La vibrazione delle stringhe è la, diciamo, il modo in cui vibrano le stringhe e anche le brane, danno origine a tutto ciò, cioè alla proprietà di ogni particella del modello standard simmetrico e del modello standard supersimmetrico, perché ci sono particelle conosciute e particelle che ancora non sono conosciute, almeno a livello sperimentale, le cosiddette superparticelle o super partner, o così come si vuole definirle. Ora, detto ciò, vogliamo evidenziare in questa breve registrazione che anche nel settore che stiamo analizzando, il calcolo delle variazioni, precisamente il settore inerente il problema di Platone e argomenti ad esso connessi, sviluppando le equazioni secondo alcuni parametri legati alla teoria dei numeri, che quindi vedete può essere applicata anche nel calcolo delle variazioni, proprio a mostrare l'unità della matematica, che sembrano tante branche separate l'una dall'altra, ma in realtà comunicano tra di loro. E quindi, sviluppando, dicevo, queste equazioni, anche in questo campo della matematica si stanno ottenendo quelle che noi chiamiamo numeri ricorrenti. Ricordiamo di nuovo i numeri: 1729, numero di Hardy-Ramanujan number, 1,644,93 sarebbe z2, una parte della funzione z di Riemann, ed è uguale a pi greco al quadrato fratto 6, e 4000 4096. 4096, che è dato da 64 al quadrato e che si trova sempre in questo meraviglioso lavoro di Ramanujan, che è appunto funzione modulare, equazione modulare e approssimazione a pi greco. Credo che anche in questo settore ci sia molto ancora da scoprire. E pensare che la teoria dei numeri già ha dato questi i suoi risultati, che ci sono serviti per dare senso alle equazioni della teoria delle stringhe, che fino ad oggi continuano ad essere soltanto approssimazioni. Anche il calcolo delle variazioni, quindi la teoria geometrica della misura, potrà dare il suo valido contributo con le equazioni sviluppate in un determinato modo alla teoria delle stringhe, che al momento, con queste
possibili condizioni che noi mettiamo, che noi poniamo, noi consideriamo, diciamo, infatti noi iniziamo sempre, noi consideriamo che, considerato che potrebbe un giorno dare una teoria del string con equazioni complete, cioè equazioni con soluzioni, quindi non più approssimazioni, ma soluzioni vere, cioè equazioni complete. E guarda un po', i numeri sono sempre i medesimi, perciò io li chiamo numeri ricorrenti. Questi numeri saranno i caposaldi della futura teoria matematica che potrebbe unificare almeno le quattro forze fondamentali, almeno dal punto di vista matematico. Una teoria del tutto, lo ripeterò fino alla noia, non si potrà mai ottenere, ma si potrà sempre andare più avanti e ottenere una teoria del quasi tutto, cioè scoprire e andare avanti nella conoscenza del nostro universo e delle leggi che lo regolano. Questo perché, essendo infinito l'universo e noi esseri finiti, non potremo mai comprendere l'infinito. Questo lo dice una persona che comunque è un credente. Io credo, sono come, non, il paragone non calza perché non penso, però come diceva Einstein, che credo nel Dio di Spinoza, io sono un panteista, credo che Dio si manifesti nella natura, nell'universo, e che l'universo stesso è una sorta di si auto-organizza e non ha mai fine, non ha inizio e non ha fine, come diceva appunto il grande cosmologo Stephen Hawking, l'universo è l'universo, il creatore, un creatore direbbe io sono, l'universo è io sono, quindi l'universo è manifestazione di Dio, è coscienza cosmica, è intelligenza, è progetto, come lo volete definire, comunque è qualcosa che sta in ogni più piccola particella. Addirittura alcuni filosofi stanno pensando che non esiste il passaggio dall'inerte al pensante, ma che è già tutto pensante. Questo è interessante, questa. Perché io ricordo che prima si diceva, è strano, non si riesce a capire come si possa passare, è meraviglioso anzi pensare, il passaggio da una particella inerte a un qualcosa che vive, come una cellula. Ma qualcuno oggi mi può dire, caro Michele, Nardelli, sono io. Caro Michele, il passaggio dall'inerte al pensante non esiste perché è già tutto pensante. Anche una piccola particella è dotata di una sorta di, vogliamo dire, vita. Forse non è proprio il termine appropriato, ma non mi viene un termine migliore per dire è un qualcosa di vivo, di vivente. Quindi è tutto vivente, dalla più piccola particella a un essere complesso come l'uomo. Ma non stiamo qui a dilungarci, se no, da una materia come la matematica passiamo facilmente a materie differenti come la filosofia, la teologia, il misticismo, che sono materie che anche il sottoscritto ha studiato con grande interesse quando era molto più giovane, ma che adesso è concentrato soprattutto sullo studio dell'universo e delle sue leggi, dal punto di vista matematico. Grazie.